non poteva mancare alla prova generale degli azzurri, e così Agnelli in via di guarigione dopo l'incidente automobilistico di qualche mese fa. In pericolo Cavalli su questo tentativo di Galli al nono minuto. Battuto Albani dalla freggiata di Prest due minuti dopo. Passerà del tempo prima che la Roma organizzi una pressante reazione. Intanto Albani, precedendo di un soffio Corradi, ha evitato un secondo gol. Nutrita offensiva della Roma nella prima metà della ripresa. Sfiorato il pareggio al 18° minuto con questa girata di testa di Galli che lascia di stucco Cavalli e fa disperare Lucchesi, i giallorossi scuotono la rete juventina 4 minuti dopo con Bronet. Ma la soddisfazione del pareggio dura soltanto 5 minuti. Ancora Prest risolve la partita. Di fronte a un gol così bello e non resta che battere le mani. Ma neppure adesso la Roma si dà per vinta. Potrebbe anche pareggiare al 35° minuto, ma Merlini indugia troppo, finendo per lasciare la palla a Cavalli. Non indugia invece John Hansen ed ecco il terzo gol della Juve, accolto con un aperto sorriso da Ferrari. Ma è giusto che la Roma segni ancora, non importa se su calcio di rigore. Fallo di Mari su Galli, tocca a Pandolfini riportare il punteggio alle giuste proporzioni. Tornata alla vittoria grazie alla grande giornata di Prest, la Juventus può ora guardare di nuovo con fiducia l'avvenire.